Il tema del culto delle reliquie è molto antico, risale ai primi tempi del cristianesimo ed è strettamente collegato col culto dei martiri. I primi santi sono soltanto i martiri. Chiaro che chi ha offerto il sangue per Cristo è l'essere umano che offre maggior garanzia di avere conseguito la vita eterna. Con questo martire, la persona che è rimasta in terra stabilisce un rapporto strettissimo, che è nutrito anche dal concetto dell'amicizia, concetto molto intenso nel mondo del tempo. Il martire è un amico potente che può aiutare nelle difficoltà terrene, spirituali e temporali ed è anche un legame tra cielo e terra. Però sulla terra ha lasciato una cosa molto importante, la sua spoglia, quella che ha ospitato l'anima che è in paradiso, che risorgerà e che si ritiene che trattenga una parte della virtus, cioè di questo coraggio straordinario, della forza spirituale che il suo titolare ha manifestato. In questo modo la reliquia diventa un oggetto di culto straordinariamente ricercato. Ne abbiamo e meta anche di pellegrinaggi. Un esempio notissimo a tutti è la Basilica di San Pietro di Roma, che sappiamo non essere cattedrale, bensì basilica cimiteriale, che insiste sulla tomba dell'Apostolo e verrà ricostruita attraverso i secoli, come l'indagine archeologica ha scoperto in maniera indiscutibile. Un esempio poco noto, ma per me rilevantissimo anche per ciò che è rimasto, è vicino a Napoli, in un posto che si chiama Cimitile, luogo derivato da cimitero, dove era venerato un martire della fine del III secolo, San Felice da Nola. Già agli inizi, molto presto, si è formato un luogo di culto, che poi è stato scoperto e incrementato intensamente da un personaggio molto illustre. Era un uomo, diciamo, dell'impero romano, veniva dalle Gallie, esattamente era nato a Bordeaux, ed è quello che noi chiamiamo Paolino da Nola, che in realtà era uno delle Gallie. Quest'uomo, che resta affascinato dal culto di San Felice, si trasferisce lì e incrementa sia con gli scritti, sia invitando degli amici e con i suoi beni molto abbondanti, potenziando il santuario, riesce a far sviluppare questa situazione al massimo. Esiste ancora. L'archeologia ha potuto mettere in luce una parte interessantissima del santuario paleocristiano, visitabile c'è, e Paolino, tra l'altro, muore lì e verrà venerato anche egli come santo. Primo esempio, uno dei più antichi esempi di un santo non martire, bensì contemplativo, perché si dedica a un tipo di vita monastica in questo luogo. Per incidenza, a lui si attribuisce l'uso liturgico delle campane, che sia vero o no, questo non lo sappiamo. È chiaro che un culto che si sta diffondendo con questa ricerca dell'amico potente attraverso la reliquia e del legame tra cielo e terra, perché è questo il punto fondamentale, può suscitare anche qualche avversione. La reliquia viene paragonata, e ci saranno delle analogie anche alle icone, e nel periodo di avversione, dell'iconoclasmo, di avversione per le icone, anche la reliquia viene messa sotto processo. Ma nel 787 il secondo concilio di Nicea, Nicea in Asia Minore, oggi è in Turchia, stabilisce sia un culto sia l'altro e per la reliquia afferma l'antica tradizione del culto della reliquia deve essere rispettata e perseguita e anzi stabilisce la necessità di tenere delle reliquie, di porre delle reliquie dentro le nuove chiese al momento della consacrazione. Tra l'altro, questo viene rispettato ancora adesso per la consacrazione degli altari, che tutti devono contenere qualche resto del genere. È chiaro che come si sviluppa? Ma si sviluppa alla grande, a tutti i livelli, direi, sociali. Noi troviamo un'espressione molto interessante perché c'è un tocco, direi, affettuoso nel XII secolo. Sanctorum pignora cara. I sacri pegni dei santi. Il grande comunicatore che sarà Jacopo da Varazze, che
che nella seconda metà del 200 sarà arcivescovo di Genova, ma è gran predicatore domenicano, dice che la Chiesa che custodisce le reliquie è come un tempio costruito con pietre vive. Io, a tutta prima, quando ho letto questa frase, avevo pensato ad un valore simbolico. Non è vero, può essere anche materiale, perché poi mi ero accorta che le muravano dentro i muri e addirittura dentro i capitelli delle colonne. Quindi si trattava proprio di pietre vive alla lettera per questo motivo. Come si acquisiscono le reliquie? Queste si acquisiscono o per donazione o per furto. La donazione è una cosa che viene esercitata molto presto e agli inizi solo in questo modo. Esempio clamoroso, Sant'Ambrogio di Milano le dona. Ne viene in possesso anche con reperimenti particolari e anche con importazioni dall'Oriente, viene in possesso di reliquie interessanti e con parsimonia e generosità le dona a persone che ritiene degne, in particolare a persone che sono occupate con la diffusione del cristianesimo nelle Gallie. Furto, furtum sacrum, si chiamano così, questi diventano uno sport che è diffusissimo attraverso tutti i secoli. Chiaro che uno vede un tesoro che ambisce possedere e allunga le mani, c'è poco da fare. Esempio molto nostrano, le ceneri del Battista. I genovesi le rubano, semplicemente le rubano a Mira, anche questa in Turchia, e quando le portano verso le loro navi sono inseguite dai monaci che le volevano custodire e che si lamentano. I genovesi scappano e gliele portano via e le portano a Genova poi nel 1099, e questo è il punto di partenza poi di una serie di altre acquisizioni. Quindi questo modo di acquisirle le rende molto diffuse, si accompagna ad un culto che attraversa tutti gli strati sociali e la cosa si espone a due conseguenze. Uno, la superstizione. Due, il falso. La superstizione è lì, c'è poco da fare, è una questione connessa con la natura umana e qualcuno molto, diciamo, ignorante, spiritualmente povero, possiamo dire, non lo so, accosta la reliquia e le dà un valore, per così dire, magico. E questo viene combattuto dalla Chiesa, ma è difficile perché sono questioni individuali e singole. La questione verrà presa addirittura per il collo dalla Riforma protestante, dal 1005 in avanti, che vieterà il culto delle reliquie, ma non per il suo valore, questo lo riconosce, ma perché viene male applicato. E siccome si espone a rischio di superstizione, diciamo, c'è della gente stupida? Beh, tanta? Benissimo, eliminiamo la causa. E allora viene dal culto delle reliquie. Ma la curiosità è che non è nel carattere della reliquia e nel culto corretto, ma nelle sue derive. Falso, altra deriva. Anche perché c'è molta gente che pare che abbia molta facilità a lasciarsi abbindolare. E a volte è anche facile accusare di falso. Mi viene in mente un episodio del X secolo, quando i monaci di San Colombano di Bobbio si recano a Pavia perché vanno dal sovrano, che in quel momento era lì, per impetrare la difesa contro alcuni, tra l'altro avevano anche ragione, contro alcuni laici che si erano impossessati dei loro beni. E per rafforzare la cosa si portano dietro le reliquie del santo fondatore, San Colombano. Vengono subito accusati dai loro avversari di portarsi dietro ossa caballina e tasinina. Probabilmente non lo erano, perché il corpo di San Colombano e dei suoi immediati successori erano stati custoditi con molta cura dai monaci del monastero. Molto probabilmente era vero, ma questo serve a dimostrare la diffusione del falso e tutte le conseguenze che questo può recare con sé. Chiaro che il fatto della reliquia falsa tocca le persone semplici, non dico quelle superstiziose, ma quelle che possono essere ingannate facilmente, e il mondo ecclesiastico si occupa anche di questi. C'è una questione che mi è sempre piaciuta, ovvero in che situazione si trova la persona che, stimolata da una reliquia che ritiene vera, buona, ma che in realtà è falsa, prega con profondità di intenti.
Di questo si occupa un monaco che vive tra X e XII secolo, Gerberto di Nogent, che scrive un bel trattato sulle reliquie in genere e poi tocca anche questo argomento. Cioè, forse la preghiera in questo caso non è valida? Mai più. È validissima. E usa una bellissima espressione che io ricordo spesso: non est Deus grammatice curiosus, cioè Dio non va a spulciare i dettagli che si possono trovare in una grammatica, a lui interessa l'intenzione. E ciò è perfettamente in linea con la posizione cristiana che deriva dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli, in cui lo spirito prevale sulla lettera. È solo un'applicazione di questo concetto largamente cristiano e largamente testimoniato fin dagli inizi. Questione del falso certamente è sempre viva. Come si fa a volersi procurare in qualche modo una reliquia autentica? Ciò che costituisce l'elemento primario di indagine è il luogo dove è custodita. Meglio se è custodita in una chiesa di alto rango, altissimo rango, e poi da quanto tempo? Da molto tempo. Questi sono gli elementi che vengono regolarmente indagati e perseguiti. Detto questo, è solo il modo di acquisirlo quello che ho detto, cioè dono e furto? I soldi non c'entrano mai? I soldi non dovrebbero entrarci e questa è norma canonica. Prendo in considerazione il Quarto Concilio Lateranense del 1215, in cui si stabilisce addirittura che è vietata non l'acquisto, che questo evidentemente è scontato, ma l'ostensione delle reliquie a pagamento. E poi, a proposito, e non si faccia mai pagare, a proposito di questo fatto, sempre delle reliquie, si sofferma ancora il Concilio e dice che intanto bisogna manifestare la massima attenzione per la loro origine, quindi l'acquisizione in qualunque modo venga fatta. Secondo, per le nuove, quelle che vengono prese adesso, occorre l'autorizzazione papale. Ho i miei dubbi che questa norma sia stata sempre applicata. Comunque la legge è anche molto importante e ci dice qual è l'atteggiamento della Chiesa in genere. Ho detto, ci sono altri mezzi? Denaro non corre mai? Chiaro, denaro non dovrebbe correre, ma sappiamo che la legge è fatta per essere violata. Ho un esempio straordinario da portare di grandissimo interesse. Siena, l'ospedale di Santa Maria della Scala. Nel Medioevo questo ospedale non era solo un centro di accoglienza. Per tutta una serie di motivi era diventato una costola e anche due del comune di Siena. Dal punto di vista economico era un volano, naturalmente oltre a esercitare le sue primarie funzioni di accoglienza. Al momento non sono ancora del tutto terapeutici gli ospedali, sono ospizi. Comunque anche qui si sta cominciando ad esercitare un sistema medicamentoso. Ad ogni modo è diventato veramente una parte integrante del comune e come tale lavora alla grande ed è anche abbastanza ben messo economicamente. Nel 1359 entra in possesso di un tesoro vero e proprio di reliquie. Di che si tratta? Si tratta di un complesso di oggetti che provengono addirittura dalla Cappella Imperiale di Costantinopoli, dati dalla famiglia imperiale, che in quel momento era, con tutto il suo impero, con tutto ciò che restava dell'impero bizantino, manca ancora un secolo alla caduta in mano turca, ed era al momento in gravi pericoli e quindi aveva bisogno di denaro per questioni militari, anche di difesa. Quindi li vende, e li vende ad un mercante fiorentino.
il quale lo propone ai rettori dell'ospedale di Santa Maria della Scala. E qui comincia una trattativa complicatissima. Prima di tutto, sinceriamoci che ciò che dice il mercante sia corretto. La provenienza viene verificata, risulta effettiva, vera, reale. E allora, dopo questo complesso esercizio, si passa alla contrattazione economica e si arriva ad una cifra mostruosa, astrale per l'epoca, altissima. Tant'è vero che l'ospedale non è in grado di coprirla da solo e verrà aiutato dal comune. Bene, questo, come sappiamo, è contro i canoni. Mica possono rischiare le sanzioni della Chiesa, vero? Tuttora, nel magnifico museo che è stato organizzato, l'ho visto l'anno scorso, che è stato organizzato proprio negli sterminati locali dell'ospedale, la sua grandezza dà un'idea di che cosa fosse, c'è una pergamena, autentica come pergamena, che attesta l'acquisizione di queste reliquie nell'anno che ho detto, 1359, per donazione. La pergamena è autentica, ciò che trasmette è un falso. E il motivo è quello che ho detto, la pergamena è in bella mostra, sanno benissimo gli studiosi che è un falso e chiamano attualmente questo tesoro di reliquie l'oro di Siena, è stato definito così dagli studiosi. Tra l'altro verrà anche incrementato ampiamente, largamente, con molta cautela e credo anche con dispendio. Diventa occasione di nuove acquisizioni, naturalmente fulcro di devozione intensissima, di committenza di opere d'arte in vari periodi di grande livello, per custodirle, per ornarle, per raccontare tante cose, via di questo passo, e direi soprattutto di comunione civica. Spesso le reliquie hanno questa funzione, è un elemento di unità. Sappiamo che il Medioevo italico vede le città spesso divise da lotte di fazione. Bene, le ceneri del Battista, quelle procurate con un sacro furto, come ho detto, operano la stessa funzione a Genova, ma fin dagli inizi, ma perfino durante il viaggio, l'itinerario navale con cui vengono portati in città, hanno questa funzione, chiedono di questo, adesso non c'è tempo di illustrare come mai e come venga raccontata la vicenda. Quando a Genova le lotte di fazione sono tali che è chiaro che correrà sangue tra gli uomini di diverse famiglie, le donne disperate corrono dall'arcivescovo e con lui, che si mette d'accordo con i consoli, architettano un colpo di teatro in cui le reliquie ceneri di San Giovanni vengono fatte sfilare con una processione solenne tra coloro che si stanno preparando a scannarsi, commozione generale, pianto e rapacificazione. Questo non succederà sempre, perché poi gli odi di fazione e gli interessi saranno sempre forti. Ad ogni modo, la questione ha una sua forza, resterà fino a che il Battista diventerà il patrono primario di Genova, sempre sulla devozione basata sulle ceneri, via via riconosciuta a vari livelli, e questa unicità del patronato del Battista è dell'inizio del 1004, lo è tuttora. Ma l'arrivo delle ceneri è solo l'inizio di una acquisizione vastissima da parte dei genovesi di sacri pegni, ma perché si è aperta tutta la strada con Levante, che è un luogo dove oggetti del genere sono custoditi, chiaro, per la storia stessa del cristianesimo, per il numero dei martiri, e quindi vi sono queste che io ho chiamato sempre devozioni di lungo corso, perché arrivano di solito per via marittima. Non ho mai trovato mercimonio, devo dire, mai. Ho trovato donazioni, anche molto illustri, ho trovato atti di pirateria, ho trovato furti, che tra l'altro i furti venivano, qualcuno poteva avere uno scrupolo di coscienza, e venivano anche giustificati col fatto che il titolare della reliquia preferiva
che i suoi resti fossero venerati nella nuova sede anziché nella precedente. Si medicava in questa maniera quello che poi era un ladroncino pure semplice, insomma. E Genova porta moltissimi oggetti, io ne ho contati in un periodo relativamente breve, direi tra l'inizio del 1200 e la fine del 1300, ne ho contati, ma in maniera molto molto riduttiva, quasi 350, e dando valore di uno a quelli che invece erano gruppi, a quelli che erano tesoretti, quindi una questione molto riduttiva. E molti di questi Genova li ha donati alle chiese delle Riviere come premio, segno di ringraziamento per iniziative che avevano preso le varie comunità, come partecipazioni ad alcune spedizioni navali e cose del genere. Quindi molti oggetti che tuttora ci sono e che poi sono passati per mani diverse potrebbero anche avere un'origine di questo tipo, non è certo, ma è possibile. Questo fatto di queste acquisizioni di Genova è una cosa che merita veramente una visione molto più da vicino. Ci sono, per esempio, e qui usciamo dalla reliquia fisica, entriamo nel campo della reliquia cristologica, che non può essere altro che la croce, e qui abbiamo qualche cosa di veramente bello, di veramente interessante, perché ci sono tre pezzi della croce che vengono acquisiti con i metodi che ho detto, tra l'altro uno per donazione di altissimo rango, e che a Genova vengono custoditi con una devozione enorme, dentro casse con tre chiavi che vengono consegnate a personaggi diversi, che non verranno mai aperte se non con i tre riuniti per ordine del governo e dell'arcivescovo, perché vanno fatte vedere a qualcheduno o tirati fuori per motivi molto particolari. Una di queste se la portavano in guerra, tipo Palladio, a rischio di perderla. Tra l'altro non le abbiamo più. Probabilmente sono andate perse nelle dispersioni di età napoleonica o sono stati fusi reliquiari che sono descritti come di altissimo livello. A Genova è rimasto, ma questo è arrivato probabilmente per donazione, anzi di sicuro, un resto della croce importantissimo di acquisizione più tarda, ed è quella che è chiamata la croce degli Zaccaria, che ha un reliquiario bizantino stupendo, stupendo. Bene, detto questo, finisce, io ho parlato di antichità e di Medioevo, finisce con questo, ma mai più, perché il Cinquecento, quando viene iniziata l'indagine archeologica nelle catacombe romane, porta un nuovo incremento. Da altre parti, dalla Sardegna per esempio, vengono altre reliquie, Genova diventa un porto di smistamento, trovati i documenti, non pagavano dogana perché poi proseguivano per altrove. E anche questo va avanti, ma va avanti fino ai giorni nostri. Pensate al culto a Sant'Antonio di Padova, nella Basilica del Santo, dove c'è sicuramente il corpo di Sant'Antonio, lì non c'è possibilità di dubbio, tra l'altro morì fuori Padova e si scannarono, se lo contendevano, fu successa una cosa tremenda. E pensate per esempio a Pietralcina, dove è San Pio. Io a Padova ho anche visto una cosa che mi aveva colpito moltissimo, perché il corpo del santo è custodito dentro una specie di cassa di marmo, una custodia di marmo, posta ad altezza di mano. E coloro che sfilano intorno molto facilmente mettono un oggetto a toccare la parete di questa custodia di marmo. E questo mi ha colpito, perché questo è il criterio, loro non lo sanno, è il criterio della reliquia per contatto. Si riteneva che col contatto una parte della virtus, senza diminuire, è un po' come l'amore che se viene spartito tra varie persone non diminuisce, non viene diviso, ma è sempre valido, è sempre quello, la stessa cosa. E questa ripetizione, chi lo faceva non sapeva di ripetere un gesto ben più che millenario, quasi bimillenario, ma è quello, è la ricerca di portarsi via qualcosa
di questo resto che detiene la virtus del titolare, che poi in realtà nella corretta impostazione è quello che andrà invocato per la protezione. Naturalmente prosegue anche il tema dei falsi. Tema dei falsi che noi troviamo documentato larghissimamente. Pensate alla penna dell'agnolo Gabriello e ai carboni che hanno arrostito San Lorenzo, che Frate Cipolla esibisce in una gustosissima novella del Decamerone. Ma c'è anche un caso molto più recente e che mi ha divertito tantissimo. Nelle ultime pagine del Gattopardo si trova la principessina Concetta, ormai diventata anziana, che custodisce le glorie del casato, e tra queste c'è tutto il blocco di reliquie formidabili che sono nella cappella principesca di famiglia. Un brutto giorno la principessina si vede arrivare, inviato dal vescovo, quindi niente da dire, un giovane pretino fresco di diploma nella scuola di paleografia del Vaticano. Perché di paleografia? La paleografia è il saper leggere le scritture antiche, ma perché Santa Romana Chiesa chiede delle attestazioni sulla provenienza, intanto il titolare della reliquia, quindi sulla sua provenienza, sul tempo da cui è, via di questo passo. Le cose che ho già detto, fin tanto che si possono registrare. Il risultato è che gran parte delle reliquie vengono scartate. Qualcosa resta, ma poco, con un'umiliazione tremenda. E anche il quadro della Madonna della Lettera, e qui è proprio un caso di equiparazione dell'icona alla reliquia con il suo valore salvifico. La Madonna della Lettera è un culto molto diffuso in Sicilia, che tra l'altro ha avuto anche una diramazione a Santa Margherita Ligure, e anche quello viene scartato perché il prete dice: ma quello è proprio il quadro di una ragazza che ha ricevuto la lettera dell'innamorato. Ecco, e questo è un finale abbastanza comico e molto molto vicino a lei sul tema del falso, dell'ingenuità, che inevitabilmente può accompagnarsi ad un fattore di questo tipo, ma proprio perché è un fattore ricco di devozione che ha sempre attirato moltissima gente a tutti i livelli sociali. Ora, questo discorso è stato fatto perché qui sono state recuperate da sparsi luoghi e situazioni diverse dei reliquiari di alto livello che custodiscono tutti delle reliquie specificamente indicate, e poi vi sono anche due pergamene incorniciate che recano elenchi di reliquie giacenti nella chiesa con la loro provenienza. A me sembra che questa operazione sia stata fatta molto utilmente e in una maniera molto gustosa. Questo, da un lato, ha salvato degli oggetti d'arte che aveva la Chiesa e li ha restituiti in una maniera, direi, perfetta. Dall'altro, ha recuperato tutta una tradizione di devozione lunga, antica, che ora viene ripresentata e che ripercorre la storia e le radici di questi luoghi, perché molte di queste reliquie vengono da San Girolamo della Cervara, altre, e quindi hanno una datazione molto elevata come provenienza, e i monaci certo non si facevano imbrogliare quando le ricevevano, probabilmente per donazione, o le recuperavano in chiese varie. Quelli non erano personaggi come la donnetta che si faceva rifilare la penna dell'agnolo. Quelli verificavano tutto quello che era da fare, e anche gli ecclesiastici delle altre chiese penso che abbiano fatto la stessa cosa. Quindi è un'operazione, da un lato storico-artistica e dall'altro direi devozionale e storica, che ripercorre radici di una comunità.